everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi vi parlo della Core Parfait. La Core Parfait è un fondotinta che è uscito nel mese di ottobre-novembre del 2017, per cui io sono stata ambassador, rappresentante della mia categoria Dark Skin. Molte persone si chiederanno perché faccio il video proprio adesso e il motivo è molto semplice. In quel periodo purtroppo stavo attraversando una fase di vita molto difficile perché sono successe tante cose che non mi va di stare a spiegare, non mi va di dare neanche troppa attenzione di nuovo e non voglio ricreare hype su questa cosa. Fatto sta che ci sono state delle situazioni che mi hanno messo in serie difficoltà e quindi non me la sono sentita di pubblicizzare il fondo proprio perché non volevo che terze persone, pur di infangare il mio nome, si attaccassero a questo progetto che è unico nel suo genere e che è soprattutto genuino, una cosa pura che non va assolutamente toccata e non va assolutamente infangata semplicemente per il gusto di farlo. Prima di iniziare però volevo dirvi ragazzi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e facciamo partire la sigla. Per chi non lo sapesse, chi è nuovo in questa community, questo fondotinta ha rappresentato una svolta storica nella storia del beauty, perché per la prima volta un colosso come L'Oreal ha finalmente deciso di rendere disponibili 21 shades di fondotinta che sono suddivise in tre categorie: pelle chiara, pelle media e pelle scura. Quindi per la prima volta vediamo veramente una gamma di fondotinta disposta in maniera completamente equa. E io mi sono fatta portavoce di questa campagna, la shade che ho pubblicizzato io era la 8N, però se posso essere sincera con voi, riprovando bene, forse la shade più adatta a me è la 8.5D / 8.5W, quindi W. Molto probabilmente d'estate, quando sono abbronzata, la 8N è forse più indicata, ma per il momento la 8.5D / 8.5D, insomma quella là che è veramente qua sotto è quella più indicata per il mio incarnato. Quando mi hanno chiamato per fare questa campagna meravigliosa dove vediamo presenti i nuovi volti dell'Italia, che sono io, ma che sono anche persone di origini cinese, persone che hanno genitori che vengono da parti diverse, quindi mixed people, e L'Oreal ha dato la possibilità a noi di parlare veramente a cuore aperto, senza darci uno script, senza suggerirci quello che avremmo dovuto dire durante le riprese. La campagna è stata anche accompagnata da dei passaggi televisivi, infatti moltissimi di voi mi hanno taggato, mi avete mandato un sacco di DM quando mi vedevate in televisione, quando mi vedevate magari in pre-roll su YouTube oppure sulle altre piattaforme web. È stato molto molto bello, anche perché quando mi hanno chiamato loro mi avevano chiesto di far parte di questa campagna. I fondotinta inizialmente erano 15, se non erro, i fondotinta erano 15 e di 15 fondotinta le shades, quindi le nuance dedicate a pelle scura, erano soltanto 2. Io all'inizio non volevo fare questa campagna perché io mi batto proprio per questo tipo di disposizione di shade range, e quindi ho chiesto a loro di estendere la gamma, di estendere la gamma per pelle scura, perché noi avevamo un 8N e poi avevamo un forse un 9 o un 10. Sono state aggiunte altre 5 tonalità e ci tengo a specificare questa cosa proprio perché mi sono battuta tanto, ho parlato con gli addetti ai lavori e per fortuna hanno mantenuto la promessa.
di questo ragazzo io posso solo ringraziare voi. Posso solo ringraziare voi perché se non fosse stato per voi io probabilmente non avrei avuto intanto la possibilità di partecipare a questa campagna, ma anche il fatto che voi vi fidiate di me così tanto, che amiate la mia essenza senza giudicare, senza infangare, senza niente di tutta questa sporcizia, mi fa veramente tanto tanto piacere. E questa cosa è stata secondo me fondamentale per riuscire ad ottenere questa cosa dell'estensione dei fondi. Quindi sì, prima di iniziare con il tutorial ci tenevo tantissimo a ringraziarvi perché veramente se non fosse stato per voi ragazzi tutto ciò non sarebbe successo. E l'idea che ci possa essere una ragazza o un ragazzo che oggi abbia potuto vedere quella campagna fatta in quel modo, in realtà non è tanto il fatto che ci sia io, più che altro che ci sia qualcuno a rappresentare la categoria, è una cosa secondo me molto bella. Lo stesso vale per la Sabrina, la ragazza con origini cinesi, quante persone che sono italiane, quanti bambini, quante bambine, quante ragazze, quanti ragazzi hanno potuto vedersi per la prima volta rispecchiati in TV in una campagna così grande per un colosso così importante. Quindi niente, volevo ringraziarvi tanto di questo e mi dispiace se non l'ho fatto prima, ragazzi, ma ripeto, ho preferito non fare il video subito perché chi fa parte della community da tempo sa che cosa è successo, sa che cosa mi è stato fatto e quindi volevo evitare veramente che tutto questo prendesse una direzione ancora più esagerata di quello che è stato. Chiudendo la parentesi, sì, ragazzi, abbiamo 7 shades per pelle scura, ok? Quindi queste shades sono per pelle scura e io sono felicissima, sono così contenta, sono così orgogliosa che finalmente un brand come L'Oréal ha dato ascolto a tutto quello per cui io mi batto e tutti i motivi per i quali io ho aperto questo canale e per il quale io ho aperto il blog Grace on Your Dash. Mi ricordo che quando ho aperto il canale su YouTube, quando cercavo makeup per pelle scura, non c'era niente. Il motivo per cui l'ho aperto il canale è per vedere concretizzato un sogno che io purtroppo in adolescenza non ho potuto vivere, ossia quello di vedermi rappresentata. Ho visto anche siamo usciti su Vanity Fair, su Glamour, su Elle, su tutti questi giornali che io compravo da piccola nella speranza di vedermi riflessa. E questo non è mai successo, invece adesso questa cosa c'è, quindi per me è importante questo. E sono rimasta anche contenta del fatto che, scusatemi ragazzi che sono emozionata, ma è un argomento a cui tengo tantissimo, sono contenta del fatto che per la prima volta, magari le persone non ci fanno caso, però in quella campagna specifica, sui giornali, su Cosmopolitan, su Vanity Fair, su questi giornali c'erano prima le influencer con la pelle scura, che è una cosa che magari a voi non fa effetto, però le persone che fanno parte della mia categoria, che si vedono sempre in basso, che si vedono sempre alla fine di una shade range, è bello vedere questa cosa per una volta. Quindi sì, vi volevo tanto ringraziare ragazzi per questa cosa, perché sul serio se non fosse stato per voi probabilmente non,
Non avrei avuto neanche il potere di riuscire a sollevare questa problematica delle shades. E sì, niente, questo. Niente, fai il make-up, poi mi ero ripromessa di non piangere, quindi I'm not gonna cry, I'm not gonna cry, I'm not gonna cry, I'm not gonna cry. Però ragazzi, sono semplicemente argomenti a cui tengo tantissimo e quindi non ce la faccio. Ovviamente sono cose che partono dal cuore. A me dispiace che si sia detto che io voglio essere l'unica o io non voglio essere niente. Io sono quella che sono, punto e basta. Non ho chiesto io determinate cose, sono arrivate. Perché sono stata la prima a fare determinate cose, la prima in ordine cronologico a fare determinate cose, quindi il tempo e la costanza probabilmente ha avuto una rilevanza importante in questo caso. E niente, finalmente mi sono tolta questo groppone che avevo, perché anche l'idea che non abbia potuto comunque godermi quella cosa in maniera serena e viverla con voi e fare un video dedicato al momento. A me è pesato tanto, però ho preferito non farlo proprio per i motivi che vi ho spiegato prima. Quindi niente, ragazzi, adesso andiamo al tutorial. Ho fatto un make-up abbastanza primaverile, come potete vedere, e spero che vi possa piacere. Molto semplice, ragazzi, quindi non vi preoccupate, nel senso non c'è niente di particolarmente difficile in questo look. Più che altro l'ho fatto per farvi vedere il fondo. Ah, un'altra cosa volevo dirvi di questo fondotinta. Il fondotinta è reperibile in diversi negozi tipo Tigotà, tipo Limoni, Esselunga per esempio. Ma nel caso in cui voi non possiate, per esempio, reperire questi prodotti, perché se non erro forse le shade molto molto più scure sono disponibili, sono online. Però ragazzi, so che non è semplice, ma almeno ci sono, almeno ci sono. E sono disponibili per l'appunto su Amazon, vi lascerò il link qua sotto e potete scegliere ovviamente le shades che volete. Sono 21, come vi dicevo prima, e finalmente sono disponibili in Italia. Sono finalmente disponibili. E niente, non volevo neanche utilizzarlo così prima di fare questo video, quindi da adesso in poi vi prometto che lo utilizzerò anche più spesso. Anche davanti alla telecamera, oltre al di fuori della telecamera, e così potete capire quanto è bello questo fondotinta. But now, my dear friends, let's jump into the tutorial. Prima di iniziare, ragazzi, vorrei inserire un po' di skincare, visto che comunque mi chiedete che cosa utilizzo, che cosa non utilizzo. Ho pulito il viso con questo detergente qua, che è di Kiehl's. È super indicato per coloro che hanno l'acne e per coloro che hanno magari delle cicatrici, delle discromie. Quindi questo ve lo consiglio. C'è la versione da 75 ml, questa qui è quella da 150. Questa costa 19,50 euro. Quella da 75 ml, se non erro, costa 10 euro. Quindi magari provate quella da 10 euro e poi, se vi piace, prendete quella più grande. Dopo il cleanser utilizzo questo spray di Mario Badescu. Qui c'è l'aloe vera e l'acqua di rose, è molto 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 buono, buonetto. Dopo aver fatto questo, vado con il tonico. Vado con questo tonico alla calendula, che è particolarmente indicato per le pelli grasse, quindi da normali a grasse, quindi anche quelle miste tendenzialmente grasse. Questo tonico qui chiude i pori, ragazzi, per coloro che hanno la pelle mista grassa. Una volta applicato il tonico alla calendula, vado con questo siero che lo avete visto anche sullo scorso video che ho fatto sulle mie creme e sieri preferiti. Ve lo linko qua sopra e quindi sì, lo vado ad applicare. Questo siero, ragazzi, è pensato per coloro che hanno la pelle secca. Avete capito bene? Secca. Però io lo utilizzo perché, a differenza delle creme
che sono particolarmente idratanti, questo è un siero, quindi sì, ti idrata, ma non ti dà quella sensazione di unto, di schifo. A questo punto vado con la Hydro Blur di Clinique, che è una delle mie creme preferite, e la vado a stendere sul viso. Contorno occhi, questo è il Pep Start di Clinique, è facile da applicare e ovviamente si ha la possibilità di avere una giusta pressione su questa zona che è particolarmente delicata. So, let's begin this makeup tutorial! Let's start with this foundation! Questo fondotinta, ragazzi, ha una coprenza media. Se vogliamo che questo fondotinta abbia una coprenza un pochino più tosta, forte, possiamo inserire della powder in modo tale da riuscire ad avere quel finish full coverage come piace a me. Comunque è un fondo pensato per l'applicazione di tutti i giorni, è un fondo pensato per tutte le tipologie di pelle, quindi c'è dell'idratante. Chi ha la pelle grassa fa un po' di fatica se non utilizza un primer bello tosto, buono. Se l'avete mista grassa ve la potete cavare, però comunque è un fondo per tutti, quindi anche chi ha la pelle secca lo può mettere. Se una persona che ha la pelle secca lo può mettere, vuol dire che c'è dell'idratante e quindi non va a seccare la pelle. Quindi andiamo ad inserire 3 pump, like so, e allo stesso tempo andiamo ad inserire questo primer che a me piace molto, che è di... come si chiama? Lo primer, questo qua, l'Everlasting Matte di Becca, che è un fondo, che un fondotinta, è un primer mattificante molto buono, che vi consiglio di utilizzare perché, che vi devo dire, è veramente valido. Ma mi sto sbagliando con gli accenti. Una volta sono barese, una volta sono sarda, non si capisce bene. Comunque dovete utilizzare questo primer qua, che è molto buono, perché ti dà questo finish opaco, che io consiglio alle persone che vogliono una coprenza che duri, ok? Se invece... quindi questo è quello che... Adesso la smetto. Quindi questo è quello che dovete fare, ragazzi, se volete che il fondo vi duri un pochino di più. Siccome voglio una coprenza un pochino più tosta adesso, ok, quello che vado a fare è utilizzare il Velvetizer di Urban Decay, ok? Ne metto giusto un po', like so. Così! Comunque, ragazzi, senza che comprate il Velvetizer, se avete una polvere trasparente per fare baking, va bene anche quella. Io uso il Velvetizer perché è proprio una powder pensata per avere questo tipo di finish. Abbiamo riempito il nostro viso con il fondotinge. Tutto bello, meraviglioso, l'amore meraviglioso, tutto bene, facciamo un macchiaggio, tutto bello, tutto posto, meraviglioso, tutta gioia, tutta bellezza. E quindi adesso andiamo con questo pennello qua. Questo è un pennello super valido. Tutti i pennelli che hanno questa forma sono super validi per l'applicazione del fondotinta. È ovvio che ce ne sono alcuni di buona qualità e altri di bassa qualità, però essendo comunque in fibra sintetica è difficile trovare un pennello che abbia questa forma che non sia buono. E quindi l'andiamo a stendere. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Andiamo a fare highlight, that's what we gonna do. Utilizzo questa palette, ragazzi, di L'Oreal. Non ci posso credere che è disponibile in Italia. Sono tipo al settimo cielo, ok? Questa mi è stata inviata poco tempo fa e vado a mischiarla tipo con questa qua. Vediamo un po' cosa succede. Bitch, this concealer is fine. We like it a lot. Look
look at that! Ma poi è super coverage, ok. La consistenza di questo correttore, ragazzi, è super buona. È la prima volta che lo provo, mentre a differenza del fondotinta. Quindi vi saprò dire, miei cari amici di YouTube. Quindi adesso vado a fare highlight del mio nasello. Io ti conosco, tu fumi che anello, mandala, mandala, mando, mandelo. Questa palette qui, ragazzi, è l'Infallible Total Cover 02 Tinted Deep. I like it. Molto levigante questo prodotto, ragazzi. Mi piace. È un sì. E sono felice che finalmente ci siano questi prodotti disponibili in Italia. Adesso vado con questo qua per fare un leggero contouring del mio nose, like so. Ok, I like it. Lo vedete? C'è, ma si vede poco. Adesso andiamo a fare del baking, ragazzi. Andiamo a fare del baking con questa powder qui di Beauty Bakery, che è una delle mie preferite del momento, devo dire la verità. Negli ultimi mesi sto utilizzando solo questa. Così, Jackie Aina mi ha consigliato, non è che me l'ha consigliata a me personalmente, ho visto che in un video diceva che bisogna pucciare. Pucciare la spugnetta e poi per togliere la quantità in eccesso. Poi per le persone che diventano oleose anche qua, this is what you gotta do, Bubu Kitty, like so. Quindi adesso andiamo a applicare questa powder qui, che è la Pro Face High Definition Matte Press Powder. Questa è nella colorazione Warm Toffee, Warm Honey, Warm Toffee. I'm so stupid. Ragazzi, questa qui costa 7 euro, tipo una cosa del genere. La trovate su eBay. This powder is amazing. I like it a lot. È giunto il momento di fare contouring. Siccome voglio usare dei prodotti che non abbiano un costo eccessivo, vado con questo ombretto qui Smart di Kiko, questo è il numero 04 ed è super indicato per fare il contouring in polvere, ragazzi. E credo che questo ombretto costi 3 euro 2 euro, non me lo ricordo, non mi vorrei sbagliare. E questo pennello è l'M530 di Morphe. Questo è un pennello che ho comprato dopo aver visto un video di Alyssa Ashley, che diceva che questo è un pennello super super valido per l'applicazione del contouring. All'inizio, quando l'ho provata, I was like no, perché ero abituata ad altri pennelli, but now I love it, like I actually like it. Ok, allora adesso andiamo con questo setting spray qui, che è nuovo. Questo qui è di Urban Decay ed è Lolly Night, no, il c***o proprio. Allora, questo è LOL NYTA Pollution Protection. This setting spray, in collaboration with Scandinavia. Hey, it's again pollution or whatever you want to call it, Ragazzi, questo qua è un un setting spray anti-inquinamento ed è nuovo, è praticamente uguale all'All Nighter, solo che ha questa caratteristica, che è per l'appunto la peculiarità di essere anti-inquinamento. Quindi poi vado con questo pennello qui di Anastasia, quella che non è Tremon. E per chi mi segue su Instagram sa di cosa parlo, e per coloro che non mi seguono su Instagram, why you not following? Honestly, truly, I am judging you. Why you not following? Vi lascio il link qua sopra. Did you follow? Ok, let's proceed. Vado con l'illuminante di The Balm, questo è Betty Luminizer. A questo punto vado con questo ombretto qua, che io l'ho fatto diventare un blush. Questo è di Kiko.
Ok ragazzi, adesso vado a fare le sopracciglia e ci vediamo fra poco. Non sono bravissima a farlo ancora, perché sto imparando piano piano, però così abbiamo, no, un accenno di sopracciglia che non è Instagram buddy. It's not Instagram buddy, eh? No Instagram. No Instagram browse in the house. 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 Hey, browse! In the house, no, Instagram brows! In the house, no, Instagram brows! Abbiamo fatto le brows, che non sono Instagram brows in the house. Usiamo il primer potion di Urban Decay. Per esempio, tipo, io sono... sì, this is it. Ah, non ho detto che prodotto ho utilizzato. Ho usato questo qui, Reef. È un eyeshadow super pigmentato di Urban Decay. Ragazzi, uso questa palette, voglio usare questa palettina qua. That's what I want to use. Ok, vado con questo pennello qua. Questo è il E44 di Sigma. Ed è ottimo per l'angolo esterno e per la crease. When you don't have time and you want to be precise, you just use this. You know, gotta be bomb. And you're gonna be bomb, like. Poi uso questo che, ragazzi, questo è il mio pennello preferito in assoluto. Questo è un pennello che voi dovete avere per forza se avete looded eyelid o comunque la palpebra cadente. You cannot live with this brush. E questo è il 221 di Zoeva, ce l'ho dal 2013. Ragazzi, guardatelo. Fibre sintetiche, è top, è veramente buono. Cioè, sono quei pennelli che uno dice, perché costa così poco se è così buono? Però a volte siamo graziati e abbiamo queste fortune. Ok ragazzi, allora, questo è il pennello di cui vi... Why are you testing me like that, eh? I just pressed pause to take you and to promote you to my community. Why are you shy, eh? Are you timid though? Stupid ass brush. Ok, dicevo, questo brush, che è il 17 di Sephora, o di Sephora, non importa come lo dite. E uso questo ombretto super polveroso di Kiko. And I'm just pressing, just press it. Vado. Allora ragazzi, vi spiego cosa ho fatto. Ho usato prima questo insieme a questo, così. Poi ho usato questi due insieme e poi ho usato il nero. Adesso riprendo questo qua, questi due. You press it like that and then you blend, all right? You press it and then you blend. That's what I do when I have very powdery eyeshadows, because if you don't do like that, they will be gone in a second and we don't want that, right? So I deeply suggest you to così. Ho utilizzato esattamente questo colore, mettiamo anche questo e lo applico in questo modo, così. Ok, ho fatto l'altro occhio e ho applicato le ciglia finte. Le ciglia finte che ho applicato sono Arizona Lashes, so what I'm gonna do now is applying the lipsticks. Volevo applicare questo qua di L'Oreal, il 635, ma non so se ci sta bene con questo make-up. Secondo me no.
My red boy. Let's try my red boy. Not bad. Not bad. Bene ragazzi, il look è completato. Se vi è piaciuto questo look, ovviamente mettete un like, fatemi sapere con un like, con un commento, se vi piace, e se non vi piace fatemi sapere il perché commentando. E se siete arrivati fino a qui a guardare il video, scrivete hashtag primavera. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.